Ma voi lo sapete qual è il pasticciotto leccese più buono di Milano? E questo qui, no, non l'ho comprato in nessuna pasticceria, l'ho fatto io con le mie manine, santissime. E oggi vi faccio vedere come si prepara e non vi spaventate perché è davvero semplice da fare. In fondo è pasta frolla e crema pasticcera. Ci sono però piccolissimi accorgimenti che ci servono per farlo venire davvero, davvero buono. Ma iniziamo perché, come vi ho detto, è davvero, davvero facile da fare. Allora, per prima cosa dobbiamo fare la pasta frolla. Pasta frolla che va fatta assolutamente con lo strutto. Io vedo in giro tantissimi pasticciotti originali leccesi, ma poi li vai ad assaggiare e si sente il burro, che per carità a me il burro piace e davvero tanto, ma il pasticciotto leccese, come lo fanno giù in Puglia, anzi in Salento, è fatto con lo strutto. Quindi va fatta con lo strutto, datemi retta, viene nettamente migliore. Quindi ci serviranno 100 g di strutto, io vi do la ricetta per 6 pasticciotti, ci serviranno 100 g di strutto e 80 g di zucchero che dovremo miscelare in una ciotola. Dobbiamo amalgamarli bene come facciamo per il burro e lo zucchero. Se volete ci grattugiate anche pochissima scorza di limone, mi raccomando non esagerate perché si deve sentire appena un po'. E li mescolate molto bene fino ad incorporare tutto lo zucchero. Magari lo strutto ve lo tirate fuori dal frigo una mezz'oretta prima, così è più morbido e più facile da lavorare. Altrimenti, se avete una planetaria, potete farlo anche direttamente. Uniti questi due ingredienti, aggiungiamo un uovo intero. Un uovo intero lo amalgamiamo anche questo molto bene, lo facciamo incorporare al composto di strutto e di zucchero. E poi aggiungiamo la farina. Di farina ce ne serviranno 200 grammi perché è il doppio rispetto al peso del grasso e dello zucchero. Quindi ne mettiamo prima una parte, poi aggiungiamo anche un pizzichino di sale e un mezzo cucchiaino di lievito per dolci e iniziamo ad amalgamare con un cucchiaio. Appena la prima parte si è, diciamo, incorporata, aggiungiamo la seconda e a questo punto l'impasto dovrete lavorarlo un pochino a mano, ma non tantissimo. L'importante è, ecco, che si amalgami il tutto e possiamo procedere a mettere, ad avvolgere il nostro impasto nella pellicola e a metterlo in frigo per almeno un'oretta, un'oretta e mezza. Ma se lo fate la sera prima per il giorno dopo, meglio ancora. Fatta la pasta, dobbiamo fare il ripieno, quindi la crema pasticcera. Crema pasticcera che è da cottura, quindi quando la crema pasticcera dovete ricuocerla in forno, deve essere molto povera di uova. Quindi su 250 g di latte che metteremo ad aromatizzare con una poca scorza di limone a fiamma molto bassa sul fuoco, ci serviranno 25 g di amido di riso che andremo a miscelare con 75 g di zucchero e un uovo intero. Quindi non verrà una crema molto gialla, ma è propedeutico, diciamo, alla ricottura in forno. Andiamo a unire questi tre ingredienti e non appena il latte ha raggiunto quasi l'ebollizione, andiamo a filtrarlo in due volte all'interno del composto. Misceliamo molto bene, poi rimettiamo nella pentola e portiamo a cottura, quindi ad addensare la crema, a fiamma molto molto bassa, mi raccomando, perché altrimenti vi attacca sotto, soprattutto quando il latte è poco. Non appena la crema è cotta, si sarà addensata, la mettete in un piatto, coprite con pellicola a contatto e la fate raffreddare. Quindi, riposata la frolla e riposata la crema, anzi raffreddata la crema, possiamo procedere a fare i nostri pasticciotti. Stendete l'impasto di uno spessore di circa 2-3 mm, non deve essere troppo sottile. Vi fate le forme con gli stampi proprio del pasticciotto che io ho provveduto già a ungere con un pochino di strutto. Non è necessario perché dovrebbero in teoria staccarsi, però essendo questi stampi nuovi non ho voluto, ecco, rischiare. Quindi li ho unti leggermente, voi se siete sicuri che non vi si staccano, evitate perché tanto è abbastanza inutile. Quindi andiamo prima a formare tutti i vari stampini dopo aver steso la frolla. E andiamo a foderare prima la parte sotto, che poi andremo a riempire con la crema pasticcera,
E poi, una volta riempiti di crema, non ne mettete tanta, mi raccomando, altrimenti esplodono, andiamo a mettere anche la parte superiore. Uniamo i bordi della parte inferiore e della parte superiore e andiamo a rimuovere l'eccesso di pasta. Poi, con un pollice, passate lungo lungo il bordo, proprio a formare una specie di cupoletta centrale, che è proprio la forma classica del pasticciotto leccese. Chiudete tutti, poi prendete un tuorlo d'uovo con un goccino di latte, lo sbattete e pennellate la superficie del vostro pasticciotto. A questo punto li potete mettere su una teglia, io li metto su una teglia perché così non c'è il rischio che magari cadendo un po' distrutto nel forno, perché poi viene un po' fuori quando si vanno a cuocere, poi comincia a bruciare e non ha di certo un buon odore, quindi li metto su una teglia con un po' di carta da forno, così è sicuro che non cola sotto. Infornate a 200 gradi per 20 minuti. I primi 5 minuti li fate fare proprio sul fondo del forno a contatto, così che la parte sotto si diventi bella colorita, e gli ultimi 15 minuti a metà del forno, e li fate finire la cottura, e quando vedete che la pasta frolla è ben colorata, a quel punto potete tirarli fuori. Li fate intiepidire leggermente, non troppo, prima di sfornarli, perché poi se diventano troppo freddi non vengono più via. Se li tirate fuori troppo caldi vi si rompono tutti quanti e non sarebbe bene non rovinare il lavoro fatto finora. Una volta intiepiditi ve li assaggiate e ve li mangiate con un buonissimo caffè, perché con il caffè ci stanno benissimo, con un caffè leccese con il latte di mandorla sarebbero ancora meglio, ma anche un caffè fatto bene ci sta veramente da Dio. Io ora vado a farmi un caffè per mangiarmi questo e ci vediamo tra 5 minuti, il tempo che si fa la caffettiera. Il caffè è uscito e andiamo a vedere com'è sto pasticciotto, ma non crederete che io non li abbia già assaggiati, quindi... Allora, prendo un coltello. Andiamo a tagliarla a metà, così vediamo com'è dentro. Anzi, vi faccio vedere com'è dentro. Guardate. Spettacolo. Ora la crema si è assestata, guardate anche sotto. È cottissimo, ragazzi. Ora, ovviamente l'ho fatto ieri, sono un po' raffermato. Questo tiepidino è una roba spettacolare. Meravigliosa, la frolla cotta. Spettacolo. E ragazzi, andiamo, vediamo com'è. Ragazzi, è spettacolare. Io mi sono innamorato del Salento quando ci sono andato ormai 2 anni fa, perché poi con il Covid non sono potuto più tornarci, ma è una roba... Mi ricordo quando li mangiavo la mattina e guardavo il mare ed eri felice in una maniera impressionante, perché poi con una cosa del genere sei per forza felice, pasticciotto, caffè leccese e mare davanti, sei già in paradiso. E io vi saluto, vi dico rifateli assolutamente, se non avete gli stampini fatelo grande, che viene una specie di torta della nonna, lo so, però vale comunque la pena. Ci sta benissimo anche l'aggiunta delle amarene sciroppate messe dentro, ci stanno da Dio. Secondo me è uno dei dolci più semplici, ma lo sento più buoni che esistano sulla faccia della terra. Io vi saluto, vi ringrazio se avete guardato il video fino alla fine, ringrazio i miei Patreon che mi sostengono, anche se sono pochi, ma sono fedelissimi e gli voglio un sacco bene. E ci vediamo alla prossima e ciao!